Oggi per me la giornata veramente su un comune piccolo, accogliente e faccio una battuta, la vi posso macchina, ma questo è una battuta perché è un'estate piena di flussi turistici e la costiera è sempre bella, Simone. Sicuramente la Costa d'Amalfi ha riconquistato quei segmenti di mercato propri dopo questo periodo pandemico e dopo l'anno scorso c'è stata una confusione. Invece quest'anno i segmenti di mercato europei e extraeuropei della Costa d'Amalfi si sono insediati di nuovo. E quindi abbiamo sempre il 70% di turismo straniero, un 30% di turismo italiano. Soffriamo di questo overturismo, ma è una problematica molto seria da trattare congiuntamente con tutte le amministrazioni, con la conferenza dei sindaci, ma soprattutto con il comparto economico degli imprenditori, sia del commercio, dell'accoglienza, della ristorazione che della balneazione. Io pensavo mare solo delle culture, però è il titolo di un altro evento di un comune vicino, ma pensavo che veramente il sole, la cultura, c'è un'offerta anche a Milano importantissima, Sgarbi, Gigi Mangiullo, Morgan, ci sono tanti eventi, però minori è visto anche per il mare, è visto anche per il territorio, ma questi piccoli comuni come fanno a relazionare quando poi mancano le risorse e quindi bisogna sempre rivolgersi alla regione, alla provincia? Ma sicuramente nel Minori fa turismo culturale da quasi 20 anni. Il turismo balneare è un optional perché la Costa d'Amalfi vive di turismo culturale. Turismo culturale perché la Campania fortunatamente è piena di grossi attrattori culturali, Pompei, Pestum, le isole, Napoli, i vari musei, il turismo paesaggistico, la Costa d'Amalfi. È Costa d'Amalfi perché ha la Montiera Amalfitana, uno dei grossi attrattori culturali dopo gli scavi di Villa Romana, questa antica villa del I secolo d.C. Noi abbiamo come grosso attrattore il Sentiero dei Limoni, proprio ieri sera ne abbiamo parlato in un Se c'è dibattito. anche il programma. Sì, il Sentiero dei Limoni che unisce Minori a Maiori e che è un attrattore che attira migliaia di persone, ma non solo per il turismo del trekking, il turismo segmento specifico, ma tutti i turisti che vengono ormai in costiera fanno questa passeggiata non faticosa, bellissima, dove si vede un panorama stupendo, dove si possono assaggiare le varie specialità fatte al limone e la grande ristorazione di Minori Città del Gusto, perché lo è. Città del Gusto, quindi abbiamo un'offerta gastronomica, una ricerca gastronomica particolare in tutti i ristoratori e la gastronomia di Minori. Minori è un paese accogliente perché fa turismo come l'intera Costa d'Amalfi da secoli. Anche i romani costruirono la villa marittima romana non per fare la guerra, ma per venire ad oziare l'Ozium Romanum. Questa è La la condizione. serenità. Io ascoltavo lei parlare di Unione, di intenti, di Unione dei comuni, ma c'è un progetto suo, quale vuole dare più forza, più decisività? Ma non è un progetto mio personale, è un progetto delle 13, delle 14 municipalità della Costiera Amalfitana. Quella di dare forza alla conferenza dei sindaci, è stata fatta l'elezione qualche mese fa del nuovo presidente che è Roberto Della Monica, il vicepresidente che è il sindaco di Furore Milo, siamo tutti uniti per risolvere le problematiche ataviche che sono problematiche dei 14 paesi, si pensa solo alla questione del traffico, alla proposta per lo ZTL e attendiamo dal governo, dal Parlamento l'approvazione del codice, l'approvazione di un articolo. Di un'eliminazione di un articolo del codice della strada per poter attuare subito
la ZTL per la costiera amalfitana, per controllare le quattro porte, per inserirlo in delle decisioni che verranno poi prese dalle 14 municipalità, ma anche dagli imprenditori, dai sindacati, per poter almeno alleviare questa problematica del traffico, come l'idrogeologico, un'altra grande problematica da trattare comprensorialmente. E queste sono le tematiche forti, la sanità di cui lei è delegato. Sì, sono delegato alla sanità, parliamo ogni giorno con il direttore generale dell'azienda universitaria Rucci e con l'ASL per poter sempre migliorare sia l'ospedale Cristo d'Amalfi che fra pochi giorni finisce una ristrutturazione che ci permetterà dei posti letto per far rimanere il paziente anche di notte, ma molte volte siamo in stretta sinergia con la Regione Campania, con i vari assessorati e direttamente col Presidente per la risoluzione di tutti i problemi, ma purtroppo ci sono delle problematiche che riguardano decisioni statali. È inutile parlare di sanità quando medici non ce ne sono, ma non è che non ce ne sono in Campania, i medici mancano in Italia per una condizione becera che da anni il numero chiuso alle università genera questa condizione, dei quiz assurdi che non risolvono e non analizzano quella che è la potenzialità di un candidato, di un giovane che vuole praticamente frequentare l'università. La passione potrebbe portare l'università, esattamente. Noi siamo per l'eliminazione completa del numero limitato di iscrizioni, siamo contro i quiz. Il candidato va valutato, il giovane universitario va valutato, se è bravo va avanti, se no lo si boccia. La condizione del numero limitato sta danneggiando a tutta l'Italia. Oggi il primo problema non sono i fondi, non sono l'organizzazione, non sono le strutture degli ospedali, è la condizione che mancano i medici. Mancano risorse. Quando all'ospedale Costa d'Amalfi si dice che manca il cardiologo, è perché non ci sono i cardiologi, non ci sono praticamente le altre figure, non ci sono gli animatori. Quindi il primo appello a nome di tutti i sindaci della Costa d'Amalfi, ma io credo a nome di tutte le comunità della Regione Campania, l'ha ribadito spesse volte anche il Presidente De Luca, e al governo di annullare, di intervenire sulle università e di annullare la condizione dei quiz per entrare dei limiti a medicina. Il candidato va valutato e va bocciato. Se non passa il primo esame, il secondo, il terzo, uno non è che fa medicina per andare a prendersi il gelato o la granita al limone. Bene, signor, io questo appello lo condivido e mi fa piacere questa sua passionalità, perché effettivamente bisogna anche dare voce a certe esigenze. Però voglio chiudere con un saluto. Noi stiamo su Positano News, andremo anche su altri network e sono convinto che lei ci può dare un messaggio positivo, un agosto bello, piacevole, in costiera e magari con tanti progetti, perché lei ama anche il teatro, ma è venuto un'idea, poi ne parleremo. La ringrazio, il nostro cartellone è un cartellone formato prima di tutto da serate piacevoli, tutti en plein air, perché noi non abbiamo locale al chiuso, quindi tutto è organizzato nelle nostre piazze, nei vicoli, negli sardi, sulla spiaggia. Praticamente abbiamo oltre 40 serate di cultura, di musica, di spettacolo, fatte dalle nostre associazioni culturali, di musica, di teatro, di danza, e poi ci sono ospiti come Marzullo, come Morgan, come Luciano De Crescenzo. C'è un concerto di Luciano De Crescenzo, ma è fine a se stesso,
vengono prima intervistati e poi dopo ci sono i grandi concerti. Ci abbiamo una serata dedicata a Raffaello con Sgarbi, quindi io invito tutti a vivere Minori, a viverla nel mese di luglio, di agosto, di settembre, ma soprattutto a viverla d'inverno, perché noi siamo un paese che destagionalizziamo già da 20 anni, quindi vivere Minori d'inverno e guardare un'altra costiera. Noi invitiamo, perché siamo tutti aperti, tutti gli alberghi, i ristoranti, e quindi chi vuole veramente godere della Costa d'Amalfi che scegliesse novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, perché sono i mesi dove si può percepire un sentimento, un'emozione. Vivere Minori alla grande. Un'emozione particolare, si può avere la percezione di un turismo esperienziale rispetto alle peculiarità gastronomiche che ci sono, alle produzioni, dal limoncello al limone Costa d'Amalfi, alla pasta a mano, alle specialità prodotte nel comune di Cetara, alla montiera amalfitana, tutti i prodotti caseari di Tramonti, e quindi noi uniamo gastronomia al turismo culturale, ai beni archeologici come la vita marittima romana, ai grossi attrattori della Campania, per attirare sempre più segmenti di mercato mirati al turismo culturale. Grazie Sindaco, arte, cultura e anche questa bella proposta. Venite a Minori e viviamo Minori con semplicità, ma anche la curiosità di conoscere magari cose che non abbiamo ancora scoperto. Grazie a tutti, Gigi Marisca, Positano News, Valeria e il Sindaco Andrea Reale, che ci ha accolto con il sorriso ma anche con questa passionalità. E senza limiti, Sindaco. Grazie, buona grazie. Estate. Buon Ferragosto. In pace e in serenità. Grazie, Sindaco. Una stretta di mano che ci vuole. Beh.